RLB. Radioattiva. 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 RLB, radioattiva la notizia. RLB che radioattiva la notizia, sono Edoardo Maruca, con me c'è Simone Gambero. Di mattina parliamo delle principali notizie, insomma, che riguardano la nostra provincia e la nostra collettività. Questo è un dato nazionale, ma come calabresi ci interessa di più. Mi riferisco alla consultazione referendaria relativa alle trivelle. Insomma, c'è stato questo quesito che in effetti è servito, serviva lì, perché era tanto importante prima che si pronunciassero contro la inammissibilità del quesito l'altro, cioè quello che prevedeva una distanza minima per la realizzazione delle nuove trivelle alla Battigia. Questo qui comunque era lo stesso importante, ma evidentemente non solo gli italiani, ma proprio quelli più coinvolti direttamente nel problema, cioè tutte quelle zone che si affacciano sull'Adriatico, sullo Ionico, non hanno risposto. Al telefono abbiamo Vincenzo Farina. Buongiorno a voi e ai vostri radioascoltatori, buongiorno a tutti voi. E insomma, da parte nostra c'è un po' di amaro in bocca, non so lì Farina come batte il vento, ma non penso che sia tanto diverso. Una valutazione? Beh, guardate, l'amaro in bocca ce l'ho quanto voi e più di voi per tutta una serie di ragioni. Come cittadino di questa terra, cittadino di Calabria, come imprenditore di questo territorio e come poi rappresentante delle imprese della nostra provincia e della nostra regione, del sistema Confesercenti. Condivido la vostra analisi, cioè alla fine complessivamente a livello nazionale ci poteva stare il risultato che abbiamo verificato, ci poteva stare la mancanza del quorum. Quello che ci aspettavamo di meno era che nei territori, come dire, non direttamente interessati, perché qui è interessato tutto il sistema paese, certo, però sicuramente nelle regioni del Mezzogiorno ci poteva essere una maggiore testimonianza. Io non vi nego che a causa di un piccolo infortunio che ho avuto sabato sera, poi ieri mattina mi sono recato qui all'ospedale di Policoro in Basilicata, certo, e mi sono sentito anche un po' mortificato da cittadino calabrese, non tanto e non solo perché mi sono recato in ospedale non della mia regione, dove non ho l'opportunità di andare, visto, certo, che quello più di prossimità ce l'ho. Ma il problema è che qualcuno commentava nel vedere che ero della provincia di Cosenza, dice: ma come mai in Calabria voi non avete raggiunto il quorum? Sì, però ecco, dato che girare il coltello nella piaga è anche un po' parte del nostro mestiere, Farina, io qui leggo, sì, che ci sono dei comuni, ad esempio Zumpano è un piccolo comune alle porte di Cosenza, dire, insomma, e inizia... Ecco, inizia la presida da Zumpano, proprio da Zumpano in poi inizia la presida, che ha totalizzato una percentuale maggiore di votanti piuttosto che Villapiana. Villapiana ha avuto meno persone che hanno partecipato. Villapiana è proprio nella zona in cui... Questo dato però poi preoccupa, sapere che il 38,8 a Zumpano va a votare e il 38,5 va a votare a Villapiana. Cioè è strano questo dato. Guardate, ho fatto anch'io degli incroci da altri comuni dell'entroterra, mi sembra Pedace ha raggiunto anche delle percentuali altissime, come simili ad altri comuni della costa. Qui c'è stata una campagna proprio di disaffezione al voto, perché noi è inutile dirci quanto i cittadini siano negli ultimi anni scarsamente affezionati a utilizzare gli strumenti di democrazia che sono a loro disposizione. Poi c'è stata tutta una posizione di parti politiche, a iniziare dal Premier ad andare avanti, che hanno spinto in questa direzione, ma è questo... Per me, lasciatemi dire, è stata anche un po' una delusione rispetto
a questo gruppo dirigente, ma la cosa che un po' di più ha penalizzato è aver giocato su questo concetto che si perdevano posti di lavoro. Guardate, il rischio, voi ricordate, ne abbiamo parlato anche con voi, grazie all'ospitalità che mi avete dato nella vostra trasmissione, abbiamo detto che quando si fa la comparazione sui rischi dei posti di lavoro che si perdono, bisogna considerare tutti i posti di lavoro che eventualmente si perdono nel fare un'azione rispetto ad altre. Quindi noi qui stiamo giocando sulla possibilità che si perda qualche posto di lavoro su delle piattaforme che non sappiamo poi che fine faranno, se faranno qualcosa, e rischiamo di azzerare le opportunità che hanno dato a questo territorio migliaia di microimprese, migliaia di piccole imprese del turismo, del commercio, dell'agricoltura e quant'altro. Quindi da questo punto di vista c'è stata una presa di posizione, a favore solo di una parte di interessi, e di questo noi anche come sistema associativo, come sistema Confesercenti, siamo molto dispiaciuti. Farina, a me, per la scarsa sensibilità che abbiamo mostrato innanzitutto da cittadini di questa terra, poi anche da... Avremo comunque modo di parlarne più volte, poi adesso mi auguro che insomma questa cosa, benché deleteria, non possa disturbare oltremodo la stagione turistica che è ormai all'inizio. Auguro una buona giornata, ci risentiremo senz'altro più volte. Grazie alla prossima. Grazie a tutti voi per la sensibilità che mostrate nel vostro lavoro. Grazie. Buongiorno, grazie. Buongiorno.